Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ma questo non è un video come tutti gli altri, ma è un video molto speciale per il quale aspettiamo molto tempo per poterlo produrre. A proposito di produrre, questa è la nostra più grande produzione fino ad ora, perché oltre ad essere appunto la più grande produzione fino ad ora, è anche un'esperienza fighissima. Speriamo che ve la godiate anche voi insieme a noi. Usciti dall'autostrada. Sì, siamo appena usciti dall'autostrada, siamo partiti da Pesaro, siamo arrivati a Fano, usciti dall'autostrada di Fano, quindi adesso dobbiamo recarci verso l'aeroporto di Fano, che non è proprio un vero aeroporto, cioè è un aeroporto, però non possiede effettivamente una vera e propria pista, è ma una aviosuperficie. Però in realtà sono delle. In realtà è abbastanza. Cioè, questo è praticamente spiccicato al 172, solo che ha qualche cosa di diverso. Ha un cockpit leggero. È un cockpit in realtà abbastanza nuovo, perché è anche un. Non è un cockpit. Mi permetto di. Ovviamente. Chiedi se è metallo, cosa credi sia fatto in plastica? Bellissimo anche la luce, le luci delle ali a LED. Questa sarebbe l'elica. Sì. Con il motore, questo è questo ci hanno detto che è quadriposto, ovviamente. Monomotore, quattro posti. E questo è l'interno. Il cockpit in realtà è abbastanza nuovo, quasi quasi. Preferisco il 172, che ha una manetta che è veramente. Lì ci sono le coperture per i tubi pitot. Questo. Come vedete, questo è un remove before flight davanti al pitot. Immagino ci sia anche. Qua si sono rifiutati di metterlo. Di solito di backup è uno principale. Comunque sembra. È veramente un bell'aeroplanino. Se sembra che non ci sia una pista, è perché non c'è una pista. Cioè, da laggiù c'è tutta l'aviosuperficie. È molto lunga. C'è un solo pitot, confermo. Ecco, queste sono le superfici di controllo, questi sono i flap e questi sono gli alettoni. Nonché abbiamo anche gli stabilizzatori posteriori e la deriva con il timone di direzione. Poi c'è anche da dire antenne a non finire, veramente. Vedete molte antenne, però comunque l'aerodinamica è mantenuta molto bene. Preflight fatta, esterna, ispezione esterna fatta, before start. Cinture allacciate, tutti quanti. Sì. Le portiere sono bloccate, before start, cintura regolata, pieno di parcheggio inserito, parking brake on, throttle idle, propeller full forward, mixture lean, master and generator switch on, aria loop master on, aspettiamo che si accendano e controlliamo se va l'olio sinistro.
quanto qui, vedi quanto c'è? Sì, sì, c'è electric fuel pump on, fuel pressure green arc, la pressione del carburante, vedi un attimo, fuel pressure verde, vedi? Ok, green arc, quindi off, trim neutro, rudder trim neutro, selector 1 cm, il selector è quello più vuoto ma sono uguali, lasciamo pure il sinistro, electric pump on, mixture full open per 3 secondi full in, 1, 2, 3, 4, 5, bene, mettiamo in moto e questo subito su, via dall'elica!
ragazzi, il cockpit, che dire, molto molto moderno, molto pulito. Comunque una glass cockpit Garmin, con tutti gli interruttori, anche i fusibili. Qua effettivamente le manette, comunque i comandi sono dei comandi, non sono dei pistoncini tipo il Cessna. È veramente molto molto bello qua dentro, anche qua con le lucine di lettura, eh. Mamma mia che esperienza, è stata veramente veramente molto molto bella. Per Andrea credo proprio. Per me, io che a un certo punto mi ha fatto prendere a un certo punto per tipo metà del volo. Una clip di tipo 15 minuti di te che voli. Io che piloto. Noi ringraziamo ovviamente l'aeroporto, quindi l'aeroclub di Fano per averci dato la possibilità di fare di riprendere e ovviamente di fare questo bellissimo volo su un... Ora per le cose un po' più tecniche, noi abbiamo volato su... volato su un Tecnam P2010, questo aeroplanino molto bello, sì? un degno avversario del Cessna. Sì, anche se dobbiamo fare alcune precisazioni, non è proprio un Cessna 172, a parte dal cockpit, ha il G1000, quindi in realtà... È dotato del Garmin. Esatto, quindi sì. In realtà è bene o male... Capisci cosa succede. Sì. Però ha dei costi diversi. Ha una manetta. Ha una manetta, effettivamente, che è una mano. Che è una manetta, non un pistoncino della minchia. Esatto. E è un pochino più stretto dentro. Come è un pochino più stretto e magari la visuale non è proprio. Esatto, non è così aperta. Comunque sia, è un quadro di 4 posti, ha? 4 posti. E sì. Un motore, vabbè, da 160 cavalli, 4 posti, con 650 miglia nautiche, 1300 km più o meno di autonomia. Veramente un bel aereo, un bellissimo volo. L'atterraggio è stato un po' particolare perché era molto morbido, però il fatto è che la sensazione è un pochino più, con anche il fatto dell'erba. Esatto, dell'erba, in realtà è proprio un campo, quindi c'è un po' di, anche se è bene appiattito, c'è un po' d'erba, un po' di terra, qualche buca. Infatti ci ha detto: mi sposto un po' a sinistra perché lì in mezzo se c'è un po' una buca. C'è un po' un avvallamento. Il video termina qui, noi vi ringraziamo per averlo visto e speriamo che vi sia piaciuto. Se il video vi fosse piaciuto, mettete un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che faremo. Se il video non vi fosse piaciuto, lasciate un no, mi piace. Non vi può non essere piaciuto. Esatto. Lasciate mi piace uguale. Ok. Una volta facciamo così. Quindi se mettete mi piace saremo molto felici. Sì, inoltre in descrizione ci sono 3 link. Uno per accedere al canale Telegram, dove mettiamo, oltre che gli aggiornamenti e delle descrizioni dei video bellissimi, voglio dire, e mettiamo anche video anteprime. Anteprime, video in esclusiva o addirittura anche delle foto di backstage, eccetera. Poi abbiamo il nostro profilo Instagram, che se volete potete entrarci. L'ho già detto Instagram? Forse l'ho detto? No, ci potete entrare, boh, alla cazzo, se volete star lì a vedere, cioè sono... Non neanche seguito. E poi soprattutto accedete al server disco, perché quello è importante, quello è bello. Ci sono gli avvisi automatici di tutti i video nel caso di YouTube bastardo non li mandasse, anche perché succede molto spesso. Esatto, quindi c'è Discord che vi avvisa su tutti i nuovi video, tutte le nuove live, tutte le premiere, tutto quanto. E potete parlare con noi, giocare con noi, vivere con noi, un sacco di roba tutta con noi. Esatto. Detto questo, noi vi ringraziamo ancora una volta per aver visto questo video e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao.